Il successo era nell'aria, ma non di queste proporzioni. Sembrava che Vito Fornari, ingegnere 38 anni, dovesse lottare sino all'ultimo voto per battere la concorrenza dell'ex vice sindaco Giovanni Nicosia e dell'assessore Salvatore Nicosia. Invece il successo è stato più netto di quanto si pensasse. Fornari ha messo più di 500 voti di distacco tra lui e i suoi sfidanti e anche la vittoria del suo mentore Iano Gurrieri, che l'ha proposto e si è speso in campagna elettorale per il nuovo primo cittadino chiamato ora ad amministrare Chiaramonte Gulfi per i prossimi 5 anni e il neo sindaco gongola per il risultato raggiunto. Ogni giorno abbiamo incontrato la città e ci siamo resi conto che eravamo in sintonia, che la città ci chiedeva un cambiamento e che la città voleva ritornare a entrare nel comune, quindi che il popolo si riappropriasse degli spazi che il palazzo purtroppo in questi anni ha fatto mancare. La chiave di lettura di questo successo è quanto ha influito la divisione della coalizione che finora ha governato? La divisione sicuramente ha rappresentato un fallimento di un'azione amministrativa. La chiave di lettura però che do è che noi abbiamo dato una risposta valida a quelle che erano le istanze della città, abbiamo fatto un programma chiaro, siamo stati trasparenti e questo ci ha premiato. Programmi? I programmi sin da domani mattina ci metteremo a lavorare per cercare di rilanciare quella che è la città, l'economia, dobbiamo lavorare nell'agricoltura, nel sociale e giorno dopo giorno riporteremo Chiaramonte a crescere.